Allora, Boker Tov, Boker Or dalla Succa di Milano del Noam. Infatti, di proposito, ho detto voglio fare il Shiur dalla Succa, ci tenevo. E allora, oggi siamo secondo giorno di Chol HaMoed per noi che siamo qui fuori da Eretz Israel. Allora, la Yom Yom ve lo leggo brevemente. Allora, Omrim, Anichumav, Gamadonna, Moshia, Aval, Enni, Kissim e la Pamacha. Omrim Tevat Hoshana, Hen Berosh Ben Basof, Beotam Autiot Shomrim Hashatz Bekol Ram, Behashar Omrim Pamachat. Minhagenu Leatchil Bekol Ram, Meot Samech O Ain, Medekim Lasot Hekef Shalem Umashlimi Beotta. Allora, chi non avesse capito quel che ho letto, la Yom Yom oggi precisa qual è il Minhag Chabad a proposito delle Hoshanot. Infatti vi ho detto che stamattina, proprio prima, vi dicevo che ci sono le Hoshanot, e come secondo Chabad, da quale lettera si parte, eccetera. Ok, visto che noi donne comunque non abbiamo l'obbligo, dunque entro nel dettaglio, mi lancio subito nel Chumash, Parashat Bezot HaBracha, capitolo 33, Pasuk 13. Allora, come abbiamo detto, di Yosef disse Moshe Rabbeinu, benedetta da Hashem e la sua terra, per la delizia dei cieli, per la rugiada e per l'abisso disteso al di sotto, dunque non vi era nell'eredità delle tribù di Cherashi una terra ricolma di ogni bene come quella di Yosef. E come lo Scusami vediamo anche nel Midrash. Sala, oggi ne abbiamo 19, no? 10. Non Allora, un 18. attimo. Ieri era Un attimo. 18. Aspettate, aspettate, fatemi controllare una cosa. Martedì 18, no, certo di 18 oggi. Oggi il 3 ottobre, siamo martedì 18 Tishrei. Martedì 18 Tishrei. No, martedì 18 Tishrei. Allora, allora parla delle squisitezze, della dolcezza della terra di Yosef e quando parla dell'abisso si riferisce al fatto che sale, inumidisce la terra dal basso. E dice Rashi che puoi riscontrare, che riguarda tutte le tribù, la benedizione di Mosè è simile a quella di Yaakov Avinu. Infatti, se andate a Bereshit capitolo 49, dove c'è Yaakov Avinu che prima di lasciare questo mondo elargisce delle brachot ai suoi figli, e allora vediamo che le brachot che di Yaakov ai suoi figli e qui di Mosè ai discendenti dei figli di Yaakov, dunque alle tribù, sono molto simili. Ul Yosef Amar Nevorechet Adonai Arzo Mimmeged Shamai Mital Mithom Rovezettach. Con la delizia dei prodotti maturati al sole e con la soavità di ciò che le lune fanno germogliare, perché ancora una volta, come vediamo, la sua terra di Cerascia è esposta al sole, dunque rendeva do dolci frutti. E cosa sono i frutti delle lune? Rashi precisa che sono frutti fatti maturare dalla luna. E nel preciso si tratta di cocomeri e zucche. Questa è la prima interpretazione di Rashi. Invece l'altra interpretazione dice che i frutti delle lune significa che la terra fruttifica e produce di mese in mese. Secondo il Targum, noi sapete che i mesi vanno secondo la luna, no? Dunque, un mimmeget vuot shamesh, un mimmeget geresh irach. Passuk 15. Con il primo prodotto delle più antiche montagne, con la dolcezza dei colli perenni nel produrre frutti. Dunque, qui anche Rashi precisa che la terra di Yosef è benedetta anche per la maturazione primaticcia dei frutti. I suoi monti, infatti, anticipano il processo di maturazione dei propri frutti. Questa è una prima interpretazione di Rashi. Un'altra interpretazione dice che il testo rivela che la creazione di questi monti precedette quella degli altri monti. Questo secondo il Midrash di Sifrei. Colli eterni, perché li definisce colli eterni? Perché per il ritardo della pioggia. Leggiamo 16, Mumeget Eretz, uno a Urzon Shochnisne, Tavota le Rosh Yosef, Ulkod God Nezir Echa. 17, ah, aspettate, no, 16, no, riprendo il 16, con le delizie della terra e di ciò che contiene, possa questa benedizione giungere
Allora, possa questa benedizione giungere con il favore di Hashem, che mi si rivelò mentre abitava nel rovetto ardente, e venire sul capo di Iosef e sulla corona di chi, con la vendita, è stato separato dai suoi fratelli. Allora, come vediamo nel passù che ho appena letto, allora riprendo 15, Umerosh Arerechede Mumimeghe Tivotolam, e 15 riprendo Umimeghe Eretz Mula'a Urson Shochnisne. Allora, Shochni e Lishkon, Lishkon vuol dire verbo abitare, Sne, famoso rovetto nel quale Hashem si è rivelato a Moshe Rabbeinu, no, per la prima volta, e significa che, dice Rashi, che sia la sua terra benedetta per il favore e per il compiacimento di HaKadosh Baruch Hu, che si rivelò a me la prima volta nel rovetto. E qui andiamo a Shemot, capitolo 4, passo 22, e vediamo lì tutta la rivelazione di Hashem nel rovetto. Razzon vuol dire volontà, ma vuol dire anche favore, compiacimento e riconciliazione, come riporta Rashi, e questo è sempre il significato nella Torah. Dunque venga questa benedizione sul capo di Yosef. Yosef separato dai fratelli, ricordiamolo, quando venne purtroppo venduto. 17. Quanto al suo discendente maggiore, la sua forza è simile a quella di un bue. A lui, ossia discendente di Efraim Yehoshua, è stata conferita autorità. Le sue possenti corna di bue sono belle come corna di antilope. Con esse colpirà assieme le 31 popolazioni straniere che hanno un possedimento in Canaan, arrivando fino ai confini della terra di Israele. Queste nazioni, 31, sono le miriade uccise da Yehoshua, a sua volta discendente di Efraim, figlio primogenito di Yosef, e queste le migliaia uccise a Midian da Gideon, lui discendente dal secondo genito di Yosef, ossia da Menashe. Vediamo un attimino Rashi più nel dettaglio. Dunque, primogenito, allora, il primogenito del suo toro. Allora, primogenito può significare, biologicamente parlando, un primogenito, cioè Efraim, oppure anche grandezza, regalità. E questo, tornando a Teilim 89-28, dove è scritto: io lo costituirò primogenito. In che senso costituirò primogenito? Costituirò grande, regale. O quando si riferisce in Shemot 4-22, sì, pardon, Israele è il mio primogenito. Allora, in che senso è primogenito? Anche perché se Israele è discendente di Giacobbe, perché Giacobbe e Israele, come ben sappiamo, sono la stessa persona. Noi siamo discendenti di Jacob slash Israele. Israele, Jacob non era primogenito, ma era Esav. Allora, in che senso è primogenito? E nel senso di importanza, di grandezza, di regalità. Dunque, cosa significa, dice Rashi, che il re che uscirà da Yosef, e cioè in questo caso Yeshua, discendente di Yosef, possiederà una forza potente come quella del toro, di modo da sottomettere numerosi re. A lui la maestà viene concessa, come è detto in Bamidbar, capitolo 27, Passuk 20, tu gli concederai parte della tua maestà. Corna di bufalo sono le sue corna. Allora, vediamo di analizzare un attimino questo paragone. Allora, un toro ha una forza violenta, ma non ha belle corna. Bufalo invece ha belle corna, ma non ha forza potente. Hashem dunque diede a Yehoshua, discendente di Yosef, la forza del toro e la bellezza del bufalo. Questo sempre scritto, riportato da Sifri. Sino ai confini della terra. Domanda che pone Rashi: è mai possibile che i 31 re che risiedevano la terra di Canaan, diventata poi Eretz Israele, provenissero tutti dalla terra di Israele, che sono poi i re che di fatto sono stati sconfitti nella conquista della terra di Israele? Questo lo troviamo in Yoshua al capitolo 12. Tuttavia, risponde Rashi, non vi era re e governatore che non acquistasse per sé
un palazzo o una proprietà in terra distretta. Allora, noi sappiamo l'importanza capitale di risiedere e vivere in Eretz Israele. Quello che ha fatto Rivka Rossella, che ha lasciato Roma e è andata a vivere in Eretz Israele, quello che ha fatto Ruth Fiammeta e quello che ha fatto Margalit, che è Yerushalayim, e tante di noi. Io 10 anni prima a Kfar Chabad, poi 6 anni a Yerushalayim, e poi finché ho dovuto tornare nella mia shlichut qui a Milano. E dunque abbiamo, la Torah sottolinea l'importanza di risiedere, di vivere fisicamente proprio in Eretz Israele. Non a tutti però è data la possibilità di farlo. Allora, possibilmente per chi può, cercare di avere una proprietà in Eretz Israele. Questo per quanto riguarda noi ebrei. In realtà, mi dite, ma questi 31 ebrei non erano, questi 31 re, pardon, non erano ebrei, ma sì, erano consci dell'importanza di Eretz Israel, che come Be'ashgacha Pratit prima ho letto il Passuk 13 del capitolo 32, prima della registrazione, dove cosa dicevo? Che Eretz Israel è il posto più alto del mondo. Dunque, tutti i popoli del mondo, inclusi questi 31 re, prima di essere conquistati, erano consci dell'importanza della terra di Israele, dunque avevano tutti una proprietà in terra di Israele e dunque come se tutti fossero, come se tutti provenissero da Eretz Israele. Perché, come dice Rashi, era molto importante per tutti loro, e questo lo rivediamo anche in Yirmiyah, capitolo 3, passo 19, è una terra invidiabile. Un'eredità che è il desiderio delle schiere delle nazioni. Dunque, non solo noi, in quanto popolo prescelto e a cui Hashem ci ha conferito questa terra, ma anche riconosciuto, diciamo, in modo, diciamo. Queste sono le miriadi di Efraim, dunque, quanti vengono incoronati, sono le miriadi uccisi da Yeshua, discendente di Efraim. E queste sono anche le miriadi di Menashe, e qui si tratta, come avevo già accennato, delle migliaia di Midianim uccisi da Gideon. E come è scritto, Zevach e Zalmunna, no? In Giudici 8:10. E questo per quanto riguarda il Chumash di oggi. Chazak Baruch, leggo il Passuk 17, Bechor Shoro Hadarlo, Vekarnere Em Karnav. Bahem amim yenagach, yachdav afse aretz, vehem rivevot Efraim, vehem alfe menashe. Chazak u'baruch. E passiamo al Tanya. Allora, sono contenta che Baruch Hashem sono nella sukkah, perché sapete che cerchiamo in questi giorni, chi ha la possibilità, chi ha sukkah in casa o chi ha in prossimità una sukkah, di cercare di risiedere nella sukkah il più possibile, non solo mangiare. Sono noi donne, parlando di halakha prettamente, no, non abbiamo, siamo esenti da questa mitzvah, però come tutte le mitzvah di cui siamo esenti, un conto essere esenti, un conto se possiamo farlo come Tfilah b'Minyan e tante altre mitzvah che siamo esenti, però quando possiamo, se possiamo, ben venga. Ok, allora abbiamo detto che siamo il 18 del mese di Tishrei e qui cominciamo con una bellissima ouverture, Ahuvai, Achai, Vere'ai, dunque, miei amati, miei fratelli, miei compagni. Migodel tirdati asher hekifu alai yachad, besabuni kamaim kol hayom bechol halaila tamid lo yachashu, lo uchal massa lomar im hasefer kol asher bilvavi. Dunque, purtroppo, dice, sono molto preso, dice il Balatania, e dunque non potrò riferire in questo libro tutto quello che ho nel mio cuore. Ahpik sarà però, in sintesi, Batti che maschiru machzir alla rishonot, bichlal, uvifrat e la mitnadvim ba'am, la amoda la avuda zut fila, bekol ram, leitchazek me'od bechol oz vetatsumot neged kol monea mi bait u mifutz, pagina 269 se non l'ho detto, mi bait u mifutz, beyat chazaka che mashmao. שהוא רצון יראיו אשר למעלה מן החוכמה והתבונה אשר נתן השם בהמה לדעת לעשות את כל אשר ציווה השם בהשכל ודעת. Qui parliamo dell'importanza della tefilà pronunciata ad alta voce
rinforzarsi su questo servizio divino che è la tefillah, non farsi prendere da tutte le cose che diciamo possono disturbare e la concentrazione della tefillah. Rakratzon pashut veruach nedivah bechol isha asher idvenu libo lavod avodat tamma lasot nachat ruach leyotzro. Dunque ognuno nel suo cerca di che cerchi di fare di dare soddisfazione e piacere al suo creatore. E Valzene Marchi amce ore fuve salachta. Allora, a questo proposito dice il popolo ebraico, un popolo dalla dura cervice, vesalachta, però tu hai perdonato. Che aslicha i gamken le mala mea chokma, perché il perdono trascende la saggezza. Kishalu la chokma vechule, u Moshe Rabbeinu alav shalom, kesh midak kenegdta vedai le maschi. E questo per quanto riguarda brevemente il Tania di oggi. Cioè, vi ho letto il testo, ma vi ho spiegato brevemente. Vai, René. Dunque, 18 di Tishri e andiamo dal 78 a 89 compreso. Ci siete ragazze? Grazie René, ci sei mancata ieri. Blabash, come si dice, ben ritornata tra noi, tra i pilastri di questo bellissimo shiur. Allora, Shir Mizmor Livne Korach Lamnatzeach al Mahalat Le'anot Maskil Leheman Ha'ezrach. Adonai, Elohei Yeshuati, Yom Tza'akti Balaila Negdecha, Tavo Lefanecha Tfilati. Hatte oznecha lerinat, ki sav'a vera'ot nafshi, v'chayai lish'ol higi. Nechshavti mi'or devor, ha'iti kegever en eyal, bametim chofshi kmo chalalim, shochve kever asher lo zechartam od, v'hema miyadcha nigzar. Shatani bevor tachtiot, b'machashakim b'mtsolot, alai samcha chamatecha, v'chol mishbarecha im itasela. הרחקת מיודעי ממני, שתני תועבות למו, כלו ולא אצא. איני דאבה מיני אוני, קראתיך אדוני בכל יום, שיטחתי אליך חפיי. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יודו חסלה, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון, היוודה בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה, ואני אליך אדוני שיבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? אני וגווע, מנוער נשאתי אימך אפונה, עלי עברו חרוניך, ביעותיך צמטוטוני, סבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד, הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי, מחשך. קפיטולו סלמו 89. משכיל לאיתן האזרחי. צ'יסי רבקה רוסלה, סטוליג'נדו פיאנו, אה? קוזי לג'י, לג'ייטי תותי קומה. אלורה. פתת אונטימו. Volevo chiedere, un secondo. E quando non ti da casa a Lulada e si trova a te ne mani? A te ne mani, mi faccio un viso a te, no, lo va a No, volevo fare la bracha che non ho ancora fatto. Vabbè, proverò come, troverò un nulla, vedrò. Maschille e tana ezrachi, chasde Adonai olam ashira le dor vador odia e monatcha befi. כי אמרתי עולם חסד יבנה שמיים תכין אמונתך בהם. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כסאך סלע. ויודו שמיים פלאך אדוני, אף אמונתך בקהל קדושי. כי מי ושחת יערוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלי. אל נערות אל נערץ וסוד קדושים, רבה ונורא, אלוהי צבאות, מי כמוך
Chassin ya ve'emunatecha sevivotecha. Cognome dei miei due grandi Chassin. Ata moshel begeut hayam besogalav ata teshapche. Ata dikita chechalal rahav bizroa uscha pizarta oivecha lecha shamayim af lecha aretz tevel umloa ata yesadtam. צפון וימין אתה ורתם, תבור וחרמון בשמך ירנן, לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך. צדק ומשפט מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך ילכו, בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירו. כי תפארת וזמו אתה, וברצונך תרום קרנן. כי לאדוני מגיננו, ולקדוש ישראל מלכו. אז דיברתי בחזון לחסידיך, ותאמר שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי בחור בעם, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתי, אשר ידי תיכון עמו, אף זרועי תאמצנו, לא ישי אויב בו, ובן עוולה לא יענני, וחטאתי מפניו צריו, ומשנאיו אגוף, ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו, ושמתי בים ידו, ובנהרות ימינו. הוא יקראני אבי, אתה אלי וצור ישועתי. אף אני, בכור אתנהו עליון למלכי הארץ. צ'ירי קולגה, כל הגבי הסוגייתו נחומש, אף אני בכור אתנהו, איו לא נומינרו פרימוג'ניטו, נל סנסו כביאמו ויסטו פרימה. 29, לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמיים. אם יעז עזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכו, אם חוקותי יחללו, ומצוותי לא ישמורו. ופקדתי ושבת פשעם, ובנגעים עוונם. וחסדי לא אפיר מעמו, ולא אשקר באמונתי. לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשי, אם לדוד אחזה. זרעו לעולם יהיה, וכסאו כשמש נגדי. כירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן סלע. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך, נערת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסו כל עברי דרך, היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו, אף תשיב צור חרבו ולא הקמותו במלחמה. השבעת מטהורו וכסאו לארץ, מגרת, הקצרת ימי עלומיו, העתית עליו בושה סלע. עד מה, אדוני, תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. זכור אני מחדל, על מה שב בראת כל בני אדם. מי גבר יחיה? ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור אדוני, חרפת עבדיך, שאתי וחכי כל רבים עמים. אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לעילוי נשמת אבי מורי רבי ישוע בן עזרא, לעילוי נשמת אחותי מרים בת רחל ויהושע, לעילוי נשמת ראובן בן דוד וצפורה. כי נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך. שם טובים תדעוה, זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה, טוב לך. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי בתוך ישראל. רפואה שלמה ומושלמת לרוזה בת תמר, חמה מיכלה בת דבורה, נחמה דינה בת שרה, לאני חנה בת גניה. מתוך כל חולי עמך ישראל.
Scuta rabanita zitkani, tagen alai, dal kol uavai, dal kol am Israel, dal kol uhavevet um chisrael. Shir ha-ma'alot elecha nasati et einai, hayoshvi b'shamay. Hine, che'enei avadim el yad adonehem, che'enei shifcha el yad birta, ken einenu el Adonai Elohim, ad sheyechonen. Chonenu Adonai, chonen, kirav savanu yitz. רבת צבאה לנפשנו, הלעג השאננים, הבוז לגאי יונים. חזק וברוך. ושמחת בחגך, והיית שמח. ברא ברית קרוסלה. רימסת אנקי די פיו, פנטסטיקה. בראביסימה רונה, בראביסימה רחל, קיארה, פרנצ'סקה, חיה מושקה, תותה כאלה דה גרופו, אוניקה. Stupende che questo shiur vi protegga come ha protetto ieri Francesca, che purtroppo ha avuto una brutta caduta, ma grazie al suo essere assidua nello studio del Chitat ogni giorno, nel portare la sua famiglia sotto le ali della Shekhinah, nella Kedushah, nella santità, con cibo kasher, con le feste, con tutto quello che fa, Hashem l'ha salvata e non ha avuto Baruch Hashem rotture. E dedico tutta questa lezione alla Refuah Shlema completa e totale di Francesca, carissima, amata, Amen. Stimata da tutte noi. E un abbraccio a te, cara Amen. Francesca, e solo buone cose per tutte noi. Amen, grazie. Ciao a tutte. Moadim le Simcha, ragazze. Ciao a tutte, ciao. Ciao, ciao, ciao.